contento solo se, son contento solo se, ti intervisto per la strada, per la stra, per la stra, per la strada, per la stra, per la stra, per la strada. Son contento solo se. Qua siamo arrivati, non so come, non so quando e non so perché, ma siamo prossimi ad arrivare a venerdì, giusto? Sto dicendo sbagliato. Siamo a venerdì, è quello che mi sembrava strano, mi era emozionato. Siamo a venerdì, che bel giorno venerdì! Vuol dire che abbiamo finito la settimana, e anche io come abbiamo fatto a farla questa settimana. E quindi tenetevi pronti perché oggi finalmente, grazie a Cennaro, che ci ha fatto vedere cose anche a volte... Ci ha fatto vedere un cavalluccio morto, era morto. Balsamato, che cos'è? L'abbiamo anche coperto per non impressionare le persone a casa, ma vediamo cosa sta succedendo. Allora, grazie direttore della linea, noi ci stiamo avvicinando alla meta. Io cammino così perché chiaramente. Cornacchia! Ammazza quanto si per maloso, mamma mia! 2 secondi devo fare un'intervista, mamma mia, proprio per maloso. Sì, sì, i piccioni sono più tranquilli, i piccioni, va bene? I piccioni, pure i gabbiani, mica, una o 2 secondi di cornacchia te ne sei andata. Ah, oh, che fa? Oh, cornacchia. Ah, pensavo che mi stava venendo a fare un... Gennaro? Che succede? Il direttore ci ha dato le coordinate dell'ultimo avvistamento. Abbiamo le coordinate dell'ultimo avvistamento, caro direttore, e noi con passo veloce. È sostenuto. Com'era questo pasto? Veloce e sostenuto. Ci stiamo avvicinando a risolvere il mistero del cavalluccio. Ma che caspita di giornata che abbiamo beccato per questa ricerca del cavalluccio. Però è stata una grande cavalcata questa del cavalluccio, devo dire. Una grande cavalcata. Noi abbiamo fatto veramente grandi sacrifici, direttore. E comunque noi ci stiamo avvicinando alla risoluzione di questo problema e di questo avvistamento. Fra pochissimo potremo dirvi finalmente dov'è questo cavalluccio marino che è stato avvistato da questo che non c'aveva niente da fare che è da un mattina cimitero. Alla sera. È un cimitero. Ma che cimitero, ma che cimitero, un cimitero dei cavallucci. Dai, andiamo, caro direttore, c'è un freddo esagerato che penetra nelle ossa, un'umidità incredibile. I cavallucci sono abituati a stare nell'acqua, noi no, ma la cosa che ci rende felici, ma va a finire che attraversiamo, non ci passa nessuno, l'unico momento in cui passa qualcuno ci prende a tutti e due in pieno, siamo sulle strisce comunque. Comunque amici, venite con noi perché a breve vi daremo la risoluzione di questo enigma, perché noi ci occupiamo di enigma. Direttore, meglio questo, lo garantisco io, meglio questo, che questo, che questa la settimana scorsa mi ha fatto stare male, tutta la settimana un dolore esagerato. Quindi andiamo. Ciao amico, mi salutano ovviamente, caro direttore, come vedete, anche noi abbiamo un minimo, un briscio di polarità, dopo aver risolto l'enigma di Nino, del rappresentante delle mutande dei Tanga. Adesso, cari amici, stiamo per risolvere finalmente l'enigma del cavalluccio marino. Venite con noi. Andiamo. Ma che cosa stiamo facendo in questo spettacolare? Ve la diamo noi la televisione? Cosa sta succedendo? Io sono su, guardate, non cambiate canale. Fidatevi di noi, perché Cennaro sicuramente a fine puntata ci risolverà l'enigma. Mistero. Dell'unico cavalluccio marino avvistato sulle coste del Cagliaritano. Ma adesso, signori, è il momento di rilassarci tutti. Cerchiamo di trovare un po' di... De che? Un po' di pace, tutti quanti, un po' di serenità in questo mondo travagliato. E allora abbiamo bisogno di uno che ci aiuta a fare questo. E quest'uomo si chiama Ottimesto. Aiutaci tu. Amici, bentrovati. Certamente, come vedete, la location
Non è ancora cambiata, ma stiamo andando molto bene grazie ai vostri like, ai vostri mi piace. E quindi oggi faremo una meditazione sperando prima o poi di uscire da questa situazione disgraziata che mi trovo. E comunque questa è una location veramente molto bella perché come vedete dietro di me c'è il mare e davanti a me c'è il deserto. E allora amici, oggi faremo una meditazione importante. Mi raccomando, state con me, aiutatemi quando avete un po' di tempo. Aiutateci, aiutiamoci, perché questo è il bello delle meditazioni. Oggi faremo una meditazione molto importante che è legata a una parola molto truce, una parola che si chiama bolletta, bolle, bolletta, bolletta, bolletta. Le bollette che arrivano, l'Enel, la luce sembra stessa, insomma, le bollette in generale, l'acqua, le bollette. Quando voi vedete la vostra bolletta, state calmi, intanto prendetela delicatamente e portatela con sé a casa vostra. Dopodiché andatevene in bagno. Vi contate che la meditazione, andare in bagno è number one. Il caldo che c'è qua dentro. Comunque mi hanno promesso anche il direttore di questa emittente che prima o poi avremo una location adatta alle mie meditazioni e pertanto prendete la bolletta, andate in bagno, state nascosti. Apritela leggermente, cioè leggermente così, tipo carte poker. Quando vedete l'importo, calma, non fatevi prendere dal panico. Intanto rimettetela nella busta. Così l'importo, non dico che ve lo siete dimenticati, ma a quel punto andate in una sala attinente al bagno, perché se c'è qualcuno che deve entrare, andate in una sala attinente al bagno con un altro specchio, guardatevi voi stessi, cioè voi nello specchio, quello che sta nello specchio siete voi, e se anche vedete che avete una faccia da disgraziato, state calmi. Con un respiro e con un tono secco, ricordando la cifra della bolletta, dite. E che cazzo, fatelo 3 volte e vi garantisco che funzionerà, Marone, non si può fare qua dentro, non si può fare qua dentro. Eccoci qua. Grazie ottimista che ci hai riempito con questa. Ci hai convinto. Hanno fatto anche alcuni brani, ci hanno detto che hanno fatto dei brani musica di jingle, 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 beh, jingle, beh, jingle, jingle, beh, che sarebbe una sorta di. Che cos'è? Ma tu che fai? Non parli, non comunichi. Sto dicendo cing cing cing, non mi dici se hai sbagliato, se hai fatto bene. Boh, La sfiga dobbiamo dare da lì. è brutto. Niente. È stato bravo invece, Sì, ottimista. bravissimo. E adesso andiamo a vedere Gennaro che sta sulle calcagne, si può dire, sulle calcagne, Sì. alle calcagne del cavalluccio marino. Vediamo. Carface GT, vendita auto multimarca, usato pronta consegna, acquisto programmato, finanziamento personalizzato in sede. Carface GT, la nostra passione nei motori, la vostra garanzia nell'acquisto, perché noi ci mettiamo la faccia. Impresa Funebre Fioricoltura Testa. 50 anni di esperienza e professionalità al vostro servizio.
Autocarrozzeria Sandro Cirina. Verniciatura a forno, banco riscontro millimetrico, box tintometrico, piano aspirante. Zona carteggiatura, igienizzazione auto, soccorso stradale e autosostitutiva. Studio dentistico Piras De Notti. Un unico centro per tutti i trattamenti. Uno staff attento e disponibile, pronto a sviluppare un piano di cure personalizzato, mirato a risolvere con serenità ogni tipo di problema del cavo orale. Studio pirasdenotti.it. Il nostro obiettivo è il tuo sorriso. Ecco, caro direttore, c'è qualcosa che sta attirando la nostra attenzione. Questi gabbiani. Perché i gabbiani stanno svolazzando in questa maniera così incessante? Noi siamo attratti da questi gabbiani, basta che non cagano in testa, siamo attratti. Siamo attratti da questi gabbiani, ce ne sono veramente tanti e guardate, sono tutti concentrati in un unico posto. Qua ci vorrebbe una musica di mistero, tipo no. Sentite i gabbiani, mi sto anche spaventando. Oh, ma che fa questo? Cioè, amici, guardate che quello che vi stiamo per raccontare è tutto reale. Ci sono gabbiani ovunque. Li sentite? Lo sto facendo io, direttore, perché se non si sente non abbiamo effetti. Che è successo? Non si sente? Comunque vi garantisco che i gabbiani sono molto vicini a noi e potrebbe essere questa la risoluzione. Guardate, sembrano quasi finti, guardateli. Forse siamo arrivati all'enigma. Guardateli. Oh, gabbiano, muoviti, cazzo, sembri finto. Oh, guardateli, sembrano finti, ma invece sono veri. Io la vaghente. Guardateli, eccolo. Gabbiano, dove state andando? Non è che c'è acqua addosso. Attenzione, non ho capito. Non è che c'è acqua addosso. È da quando è che lo sto dicendo? Questi non capiamo perché, ma noi sappiamo, amici, caro direttore, noi sappiamo perché. Perché devo fare un piccolo. Devo dare la linea al direttore, poi ve lo spieghiamo. Ma i gabbiani ci hanno portato qui per risolvere la questione. Dov'è il cavalluccio marino? Direttore, ormai ci siamo. Io penso di aver risolto l'enigma, ma non vogliamo ancora dirvelo. Questi gabbiani che stiamo inquadrando fieri e soprattutto affamati, più affamati di noi, stanno aspettando. Eppure loro ci hanno portati in questa zona. E se ci hanno portati in questa zona, cari amici, un motivo ci deve essere. Forse il cavalluccio marino non è una leggenda. Forse il cavalluccio marino non è un cavalluccio marino. Fai lo sguardo inquietante. Caro direttore, quanto mi è costato questo gesto? Si è bloccato il collo. Ma sei un proprio relitto. Sto inguaiato. E allora, amici, fra pochissimo, caro direttore, con grande soddisfazione, sperando in una minima promozione, vi diremo cos'è che realmente ha visto quest'uomo passeggiando al Poetto. Era una leggenda? Era veramente un cavalluccio marino che navigava nelle acque e si accoppiava, come abbiamo raccontato? Era quel povero cavalluccio che abbiamo inquadrato giorni fa. Derelitto, chissà da quanto tempo. Che sta succedendo? Che succede? Mamma, chi si fa pure impressione però, questo fa anche impressione. Però, perché sono tutti qua? Direttore, se i gabbiani ci hanno portato qui, un motivo c'è. Oh, ma la mai si cocco! Lei conosce questi strani riti? Sono riti celtici? Sì, scelti e celtici che ci hanno portato qua. In questo momento siamo circondati da gabbiani. Ma che freddo! E a breve, è freddo. Caro direttore. Guarda. Ma chi sono piccione? Dobbiamo incontrare anche piccione. Bravo piccione.
ma sono i gabbiani, che erano i gabbiani che ci hanno portato qua. E quindi finalmente, con grande orgoglio, caro direttore, a breve sveleremo il mistero. Ma quello è un gatto nero. Sveleremo il mistero del cavalluccio marino avvistato. Rimanete con noi, non andate via. Perché? Perché mo scopriamo perché siamo qua. E se no che facciamo? Stiamo qua a fare che cosa? Non cambiate canale assolutamente, ve lo chiedo io, per carità, non commettete questo errore, perché ormai c'è Gennaro è alle calcagna proprio, farà uno scoop incredibile, scopriremo veramente questo cavalluccio marino che è stato avvistato, quindi non cambiate assolutamente, scusate. Ma chi è? Ma non è successo niente. No, non è successo niente. È solo è giornata oggi che dobbiamo fare la linea. Chi lo dobbiamo dare? Non è successo niente. A chi dobbiamo dare? Ma date una mano, no! Ma Peppe! L'abbiamo già detto! Peppe Scarpazza, sapone s'amore, che stai sulla piscina, che stai nella ma che cosa facciamo, direttore? Spiritosi qua, parliamo, facciamo battute, direttore, perché siamo felici, finisce la settimana oggi, e oggi arrivano soldini, sono arrivati i soldini? Sì. Sono arrivati i soldini? No. Come no? Non sono arrivati i soldini? No. Quando arrivano soldini? Perché noi qua siamo... Questa sta dimagrendo, caro direttore, e non va bene perché fa io bene. Ho bisogno di di sostanza, uomo con panza, uomo di sostanza. Quindi stiamo parlando del campionato subacqueo, piscina di 25 metri, 6 giocatori in acqua, 6 giocatori di riserva. Incredibile, si gioca in apnea. Quindi niente calci, niente sputi, non si può parlare, non si può dire arbitro, non si può, forse mimare. Boh. Cerca. Mimare, anche se voi non avete sentito audio, stavo mimando. Mimare, ma amici. 2023, vice campionato del mondo... il Venezuela! Pensate quante cose state scoprendo con noi. Campionato del mondo subacqueo, vinto il Venezuela. E un'altra cosa che io Peppe Scarpazzo ho scoperto che l'Italia è piena di trofei. Campion do mundo, vince dappertutto l'Italia sott'acqua. Fuori lasciamo stare, ma dentro acqua campione, sì. Parme trofeo a morire. Grazie direttore, grazie a tutti quanti voi per averci dato questa opportunità. Ci vediamo prossima volta martedì se lui vuole. Grazie a tutti, però sganciare poco a poco, perché non si può continuare così. Io vado al posto di Maria a lavare le scale? E perché no? Facciamo anche questo. E lo facciamo tutti i giorni. Non chiamatemi, queste già costano quando non sono mai quante cose, sto caspite e mi è caduto. Direttore, sì? Gennaro chiede la linea, l'inviato. Attenzione, ma siamo sicuri? Sì, mi sta venendo una sincope. E lui? Lui chi? Gennaro. Attenzione, sta per svelare il mistero di questo cavalluccio marino. Vedremo com'è andata. Gennaro, illuminaci, aiutaci. Ma che è un santo? Un po' di aiuto. Ma potete dare un po' d'acqua, per favore? Che ne so, anche un foglietto. Un foglietto. Sembrava strano. Boh. Allora, amici, caro direttore, dopo tanto travaglio, dopo tante puntate, dopo una settimana intera, alla ricerca di questo individuo che non abbiamo trovato, glielo dico già,
che aveva avvistato questo cavalluccio marino al Poetto, al mare, e noi siamo andati lì e i gabbiani alla fine ci hanno portato qua. E siamo in compagnia di una testimone oculare. Buonasera, come ti chiami? Io Debora. Lei si chiama Debora e Debora ci risolverà un mistero che, caro direttore, la sconvolgerà. Probabilmente lei non dormirà per questa cosa, caro direttore, perché in effetti l'uomo non aveva... non aveva avvistato un cavalluccio marino che sta nell'acqua, ma bensì... aveva avvistato il piazzale Cavalluccio Marino. Che è una zona, caro direttore, molto conosciuta di Cagliari, dove ci sono i... caduzzoni famosi. I famosi caduzzoni, che sono delle splendide... vedete questi splendidi vagoni dove all'interno si mangiano squisitezze da anni, anni e anni. Questa è la verità. Questa non ha avvistato un cavalluccio marino a mare. È venuto a mangiare un panino, si è venuto a mangiare. Caro direttore, ci avete fatto passare una settimana di freddo, di gel. Caro direttore, abbiamo svelato il mistero. Non ci sono cavallucci marini al Poetto, ma bensì una località. Una località. Piazzale Cavalluccio Marino, conosciuto da tutti, caro direttore. E con questa, scena dei gabbiani, ma che aspettano questi gabbiani? A magnà? Sì. Da magnà. A magnà? Mi piacciono molto le patatine fritte. Ah, ecco. Ma se io cammino con una patatina fritta, è possibile che me la strappano dalle mani? Sì. Qualcuno è capitato. Non lo faremo, caro direttore, questo esperimento. Non lo faremo. Sì, che la ringrazio, ma non lo faremo. E noi ringraziamo... Debora. Debora, per averci aiutato a, certo, di averci aiutato a risolvere questo mistero. Grazie mille. Alla prossima. Grazie, alla prossima, caro direttore, ma caro soprattutto segnalatore, ci hai fatto andare in giro a cercare i cadaveri dei cavallucci marini, i cadaveri, e invece quello sta, quello era un turista che era passato a casa, era venuto a mangiare un panino nel piazzale dei cavallucci. Abbiamo risolto anche questo caso, caro direttore. E noi ci vediamo la prossima settimana con un altro caso. Piedi per chi ci... alziamoci in piedi per chi ce la fa. Un applauso. Alzatevi in piedi, fate un ovation tutti assieme. Fate un nuovo, saltateci in piedi. Nuovo? Non lo so. Bravo Gennaro, ma pensate a gente che ha visto cavalluccio marino, quello, quel turista, quello chi era questo qua? Quello era una località e quello stanno cercando cavalluccio marino, mi hanno fatto diventare pazzo a Gennaro. Comunque Gennaro, bravo che sei riuscito comunque a risolvere l'enigma, a risolvere questa cosa. Io sono rimasto scioccato a questa notizia e a questo... che dobbiamo fare adesso? Salvo. Ah, dobbiamo vedere che tempo fa questa fine settimana, ce lo dice Salvo, il nostro Salvo, salvaci Salvo, fa massa, grazie. Facciamo un patto, fatemi lavorare, facciamo un patto, voi potete lanciare, non te l'ho schiattato io il pallone, hai capito, no, ragazzi? Non te l'ho schiattato io il pallone, cioè una... io tengo la faccia di uno che schiatta i palloni, se io sto facendo... No, no. No. Se io sto facendo una trasmissione qua del meteo e voi mi mettete a fare gol, passa palla, secondo voi io poi mi innervosisco e vi schiatto il pallone? Spostatevi. Eccoci qua, cari amici del meteo, un altro meteo dei grazie ai nostri autori straordinari che ci illuminano d'immenso. E ormai mi ha giunto mettere gli occhiali perché le scrivete troppo, siete bravi ma troppo piccolo. Oggi parleremo di un meteo, pensate voi, storico, pensate, meteo storico, buongiorno a tutti amanti della storia, siete pronti a viaggiare nel tempo con le previsioni di oggi? Lo siete pronti? Se lo faccio un'altra volta così di scatto penso che non mi sposti più, ok, previsioni per oggi, prendiamo un cielo come un antico manoscritto, con nuvole che formano rovine di antiche civiltà. Sì. Mamma mia, ma quanti soldi gli danno a questi qua? Mi scrive questi. Ho paura, però. Ho paura? Sì. No, questi prendono un sacco di soldi, bravi. Temperature da medioevo,
perfette per esplorare un castello o una cattedrale una cattedrale gotica. Pensate voi, amici, gotica. E allora le conclusioni per arrivare a questo medio storico sono, perché sono accompagnate anche da tanti altri personaggi della storia, cioè per esempio che tempo faceva quando Garibaldi sbarcò a dov'è che si andò a fare quello concetto? A Marsala, che tutti i suoi amici là, era nel 999 più lui 1, 1000, tutti assieme. Io non ho mai capito se erano 999 più 1 o no, erano 1000 più 1 lui. Comunque, che c'entra tutto questo? Perché questo è il meteo storico. E il meteo storico vi dice: uscite, immergetevi nel passato, ma attenzione a non farvi prendere dalla storia. Ma chi fa i medio così? Ma chi ti fa? Così piccolini, scrivete, che non si capisce niente. È stato un piacere, caro direttore, avervi con noi e anche voi, cari telespettatori, che aumentate sempre di più. Non tocca a tu, pallone. Oh, pallone, non te l'ho schiattato io, mi sono spiegato. Non lo c'ho faccio da uno che schiatti i palloni io. Ah? No. Arrivederci e grazie. Amici, cosa resta da dire se non ringraziare tutti i nostri inviati che hanno veramente colorato la nostra vita, la nostra esistenza, la nostra puntata. Io sono rimasto sconcertato dalla storia del Cavalluccio Marino, ma soprattutto da tutti gli altri. Vi auguro un fine settimana stellare. Ho detto soprattutto dagli altri. Dagli altri. Un fine settimana stellare, bello, rilassato. Andatevene. Se state vivendo, andate da qualche altra parte, cambiate posto, cambiate città, cambiate regione, cambiate vita. Questo è a furia di sentire ottimista, anch'io mi sto, diciamo, mi sento coinvolto. Perché la meditazione funziona. Buon fine settimana a tutti. Arrivederci, vi voglio bene. Ci vediamo la settimana prossima, sempre se ce la faccio. Sono contento solo se. Sono contento solo se. Intervento.